Festival degli Aquiloni torna, riaccende i motori dopo effettivamente 3 anni quasi di sosti. I ragazzi l'hanno voluto fortemente, anche se in un periodo inconsueto, ma a noi piacciono le sfide. Una domanda che tutti si fanno: e se non c'è vento, che si fa? Ecco, questa è la domanda a cui siamo preparati: se non c'è vento o se piove, cosa si fa? E questo è quello che abbiamo imparato frequentando altri festival di questo tipo. Esaltiamo il valore sociale e abbiamo per questo un programma pieno di contenuti, abbiamo laboratori per i bambini, abbiamo laboratori per i più grandi. E anche degli eventi collaterali, per esempio abbiamo previsto l'apertura del Museo Macio e poi la parte del Parco Orcinus Orca sarà invasa da altre 2 associazioni insieme al Caio Duilio, che sarà in terrazza nel punto più bello, il punto panoramico, dove si prevederà la spiegazione da parte degli studenti del Caio Duilio, delle correnti, dei mari, perché proprio da lì riusciamo ad osservare perfettamente l'incrocio delle correnti. Il laboratorio dedicato ai nodi? Ai nodi, certo, sì, ci sarà anche curato proprio dagli studenti, potranno aderire tutti i bambini, ma anche gli adulti che vorranno imparare qualche nodo marinaro, mentre al primo piano avremo la sala board game, i nuovi giochi in scatola che ci sono in commercio in questo momento, 2 postazioni di videogame arcade, quindi i nostri vecchi videogame, con tornei che finiranno, sono autoconclusivi, finiranno in giornata. Nel giardino delle sabbie del Parco Orcinus Orca ci saranno i giochi medievali proposti e fatti a mano, in legno, comunque il tiro con l'arco, anche dei labirinti in verticale e in orizzontale. La via Fortino tornerà pedonale per 3 giorni, cosa ci sarà in questa via? Avremo il giardino di Eolo, in cui le scuole del nostro comprensorio di Capopeloro, l'Evemero, l'Istituto Comprensivo Evemero, ha coinvolto i bambini nel fare con l'arte del riciclo delle girandole di carta pesta, di carta velina, con le bottiglie di plastica, quindi faranno questa loro installazione. Ci sarà ovviamente in tutte le 3 giornate il workshop degli aquiloni, quello tradizionale, quindi aiuteremo i bambini a costruire gli aquiloni, quelli già decorati, stampati, ma anche quelli bianchi, perché abbiamo previsto, come tutti gli anni, degli aquiloni a diamante, sono quelli a rombo, diciamo, bianchi, che potranno essere dipinti, decorati, disegnati. I valori fondamentali li traduco in 3 punti: quello sociale, quello culturale e quello promozionale. Nel discorso sociale vediamo più di 20 associazioni coinvolte nel terzo settore, dunque diamo un'esaltazione attraverso il territorio a questo settore, che secondo noi può dare tantissimo e che avrà molto sviluppo nei giorni a venire. Dall'aspetto culturale riusciamo ad aprire il museo Macio nel fine settimana, che solitamente è chiuso, e a pedonalizzare di nuovo il borgo di Capopeloro, in una strada principale che porta al festival. È quello promozionale, economico ovviamente, perché siamo riusciti per la prima volta a coinvolgere 2 delle associazioni più importanti al mondo dell'aquilonismo, quella di Gubbio Jeolo e i Millepiedi di Foligno, che saranno presenti con i loro aquiloni incredibili. Abbiamo stimolato ristoranti, bar e B&B a crederci. Non è facile, perché quello poi è l'obiettivo fondamentale di questo prova: dare una bella scossa al territorio attraverso questi eventi. Ci saranno gli organizzatori del Festival Internazionale di San Vito Lo Capo, nella persona del Capitan Billera, mitico in questo settore. Ci sentiamo veramente di presentare un festival ad ottobre che stupirà anche stavolta.